novembre, celebrato con qualche giorno di ritardo a Bassano, dai toni smorzati, nonostante l'intenso significato della commemorazione dei caduti di chi nelle guerre perse la vita in nome della patria e della libertà. Il 4 novembre 1918 finì il primo conflitto mondiale, una delle pagine più tristi della storia d'Italia, dove migliaia di giovani non fecero ritorno a casa, morirono sulle nostre montagne per un ideale. Ed è grazie al sacrificio di chi in guerra ha avuto coraggio, non ha avuto esitazione, che oggi abbiamo un paese libero, indipendente e democratico. Anche in questo 2014, anche se davanti a pochissime persone, sempre meno anno dopo anno, il corteo di autorità civili e militari ha sfilato per le vie della città medaglia d'oro al valor militare, con soste davanti ai monumenti ai caduti di Piazza Garibaldi e Viale dei Martiri. Presenti i giovani, gli studenti delle scuole bassanesi che hanno ben compreso il senso di una ricorrenza come quella che si è celebrata oggi. Si ricordano i morti, quelli che sono morti per noi, per salvare tante cose. Ringrazio quelli che hanno dato la vita per noi, per darci libertà dalle persone che volevano metterci, cioè tenerci sotto di loro. La storia insegna a non fare certi errori che sono stati compiuti nel passato, come queste guerre. E mai diventa così vero e condivisibile quanto scritto dal presidente Kennedy: l'umanità deve mettere fine alla guerra o la guerra metterà fine all'umanità. E questi ragazzi, consapevoli delle brutture del passato, diventano la speranza del nostro futuro.